Parliamo un attimo dell'aspetto sanitario. Terza dose barra obbligo vaccinale, due cose di cui lui oggi ha parlato, perché molti dicono, ieri è venuto qua Renzi a chiederlo a gran voce, bisogna anticipare la terza dose. È una cosa che il governo sta pensando di fare? Sì, l'ha detto esplicitamente oggi Draghi, eh. Ha detto con chiarezza che domani nella cabina di regia ci sono estensione minore del Green Pass, anticipo dell'asso di tempo tra seconda, saranno 4 mesi, ma anche meno probabilmente, anche meno. Cioè, secondo me si andrà verso una cosa per cui a scalare secondo l'età tutti potranno fare al più presto la terza dose. Vedrai che non vado lontano dalla verità, però vedremo, bisogna aspettare domani. L'altra cosa, non ci sarà nessuna dilazione per il ritorno a scuola dalle vacanze, questo l'ha spiegato in maniera anche seccata. E ci saranno restrizioni forti riguardo alle mascherine all'aperto. Quello sì. FFP2 per tutti. La FFP2 per tutti quanti e probabilmente l'obbligo di mascherine su assembramenti superiori a 5 persone, cose di questo genere. Vedrai che più o meno si va a questo. E l'obbligo vaccinale è proprio lì alla porta. Vaccinale ma quello è una sorta di spada di Damocle, dire. Sicuramente pensano all'obbligo vaccinale esteso ad altre categorie. Posso pensare, ma non, qui voglio dire, sono io che sto fantasticando, a quelle esposte col pubblico. Quindi potrebbe esserci l'obbligo vaccinale, faccio per dire, personale del commercio che supermercati. Sta... Supermercati, che comunque lo reclamavano a gran voce loro, no? Giornalisti, noi, espostissimi. Pubblico impiego, laddove si sta negli uffici pubblici, a contatto negli sportelli. Ecco, tutti coloro che hanno un rapporto diretto col pubblico, quello che viene chiamato il pubblico, secondo me si pensa ma sei stato nominato nel CTS, non me l'hai detto? Ho messo dei miei uomini. No, ma posso immaginare, qui vado a totale deduzione rispetto a quello che... Però quello che ha detto sicuramente Draghi nella conferenza stampa è che domani ci sono tante di queste misure sul tappeto. Poi e ha escluso una sola, che si prolunghino le vacanze scolastiche. Okay. Per il resto lascia tutto aperto con quella spada di Damocle dell'obbligo. Cioè, mettetemi di nuovo lo split screen con Mentana che lanciamo insieme al TG, lo vogliamo fare oggi. Bene. Linea al... TG la 7 in orario. Perfetto, a domani, ciao!